Vigili del Fuoco, a sirene spiegate, in omaggio a chi sta combattendo da settimane, in trincea e in prima linea, la lotta contro una pandemia che anche nel Riminese, dopo settimane di fatiche e di sacrifici, sembra abbassare la guardia. Sirene che dunque hanno suonato per la prima volta, non per l'emergenza, ma contro l'emergenza, abbracciando idealmente tutti i presidi ospedalieri della nostra provincia. Sirene e applausi per ringraziare medici e infermieri in trincea. I Vigili del Fuoco hanno fatto visita nel pomeriggio di ieri agli infermi di Rimini e al Ceccarini di Riccione, fermandosi con i loro automezzi davanti ai posti di pronto soccorso per rendere il giusto tributo agli operatori sanitari impegnati nella battaglia contro il coronavirus. Un omaggio che i sanitari radunatisi all'esterno delle strutture a loro volta hanno contraccambiato con un applauso e le lacrime agli occhi, un'acclamazione reciproca a chi sta lottando per la vita sua e delle persone a noi più care. Momenti di grande emozione si sono respirati ieri davanti all'ospedale infermi di Rimini, al Ceccarini di Riccione, per una battaglia, quella contro il Covid-19, che si vince anche con la solidarietà tra chi in queste settimane non ha smesso un attimo di fermarsi, restando in trincea, soccorrendo persone ma anche curandole con una professionalità che ci rendono orgogliosi di appartenere alla nostra comunità.